Hello children, welcome back. I'm teacher Deborah. Today we start a new unit, Unit 7, and we will talk about food, il cibo. We will learn new food words, and we will listen to a story, and we will do new exercises. Listen and point, and then repeat. Listening 36. Listen and point. Carrots, cheese, water, crisps, cakes, sandwiches, grapes, orange juice. Molto bene, ora li ripetiamo. We repeat after. Listening 37. Listen and repeat. Carrots. Carrots. Cheese. Cheese. Water. Crisps. Cakes. Sandwiches. Grapes. Orange juice. C'è da sapere, bambini, che crisps, questa parola un po' difficile da dire, sono sempre patatine fritte, però vedete di forma tonda. Mentre le chips, quelle che avrete già sentito più volte, fish and chips, che è il piatto nazionale inglese, le chips sono quelle fatte tagliate a fiammifero, lunghe e strette, ok? So, chips and crisps sono sempre patatine fritte, ma di forma diversa, va bene? Now, listen and chant. Listening 38. Listen and chant. Okay, this is a very nice song, molto ritmata. Picnic time, it's picnic time. Avete sentito? Significa è ora di fare un picnic. Lo potete usare anche voi in queste belle giornate, magari uscite in giardino, fate un picnic e potete dire it's picnic time. Preparate un bel plaid per terra e riempitelo di tante buone cose da mangiare. It's picnic time. Now we listen to the song, the I love food song. Listen. Listening 39. Sing the I Love Food song. My tummy. I love water.
Would you like some? Yes, please. I love sandwiches. Yum, yum, yummy. I love sandwiches in my tummy. I love water. Yum, yum, yummy. I love water in my tummy. Would you like some? Yes, please. I love sandwiches. Yum, yum, yummy. I love sandwiches in my tummy. I love water. Yum, yum, yummy. A very nice song. Avete sentito? I love parla di io amo, adoro un cibo. Per cui se devo dire che adoro le carote, dirò I love carrots. Amo il formaggio? I love cheese. Amo le patatine fritte? I love crisps or chips. Va bene, bambini? Il testo della canzone lo potete vedere alla pagina, vedete, le notine, the notes, page 120, pagina 120. C'è tutto il testo della canzone sotto la unit 7. Potete vedere tutta la canzone che è stata cantata in questo momento. Ora, page 61. Look and write. Guardate bene. Ogni personaggio ha qualcosa in mano. Dovete scrivere al posto giusto la parola corrispondente. Io l'ho già completato. Lo leggo insieme con voi. One, crisps. Two, water. Three, carrots. Four, grapes. Five, cakes. Seven, cheese. Sorry, six, cheese. Seven, orange juice. And what are these? C'è anche qui una didascalia. These are sandwiches, because one sandwich, two sandwiches, it's plural, è plurale perché ce ne sono due, ok? Bene, completate pure con calma. Now turn the page, page 62, story time. I like cakes. Listen. Listening 42, story. I like cakes. Listen. I don't like sandwiches. Will's cakes. I like cakes. Uh-oh. Oh no! Quick! I like sandwiches. Huh? Huh? Oh. Psst! Will!
And I like cakes. Thanks. Ok, avete sentito la storia? In questa storia si impara a dire cosa mi piace e cosa non mi piace. Vedete lo sguardo della bambina? I don't like sandwiches. Non mi piacciono. Invece, se mi piace qualcosa, I like cakes. Qui sotto c'è scritta la frase negativa. I don't like sandwiches. I like cakes. Ok? Esercitatevi anche voi a dire che cosa vi piace. I like. E che cosa non vi piace. I don't like. Ultimo esercizio, bambini, per oggi. Exercise 1, match, draw and write. Abbiamo tre figure e dobbiamo collegare match, la frase al giusto personaggio e qui sotto completare. One, che cosa dirà? Wheels, cakes. Andiamo a scrivere. Sono i dolcetti di chi? I dolcetti di Will, ok? Per cui li porta chi? The waiter, il cameriere. Vado a collegare con il cameriere. Two. Cosa dirà lui? I like sandwiches, vi ricordate? Bene, lo collego, disegno dei panini e scriverò I like sandwiches. E lei invece ha lo sguardo di I don't like, infatti a lei non piacciono. Match I don't like e scriveremo sempre sandwiches. Ultimo esercizio, exercise 2, who's being greedy? Chi è stato avido? Avido nel senso di un po' egoista, avrebbe voluto tutte le cose per sé, tutte quelle che ha portato il cameriere nella storia. Will, his sister, or our famous characters? Secondo voi? I think she is really greedy. È stata lei a comportarsi in modo non troppo gentile e avrebbe voluto tutto per sé. Vero? Is it true? Do you think the same? Ok, bambini, per ora, per oggi è tutto. Thank you very much. Enjoy your lesson and please enjoy your homework. Bye bye.